Bene, siamo qui col mister Emilio Guido. Allora, la prima sconfitta stagionale, insomma, di questa bella squadra che poi infatti abbiamo visto ha retto fino a un certo punto, poi mi sa che qualche assenza di troppo e qualcuno che non ce la faceva più davanti ha dato via libera allo Sporting che poi alla fine ha meritato il risultato. Sì, è vero, è vero. Sapevamo che la partita era difficile. Veniamo con il capitano Sacchini squalificato, Kicherchia l'attaccante infortunato. Quindi ci siamo Bilotta. Bilotta, un'altra assenza. Oltre che un buon giocatore, anche under. Quindi di conseguenza, doppia assenza si può parlare. Abbiamo retto, avevamo fatto, impostato la partita sulle ripartenze. Purtroppo siamo stati condannati dall'episodio della punizione. Ci dispiace aver preso gol su palla ferma, anche se noi quest'anno stiamo soffrendo molto sulle palle ferme. Oggi c'è stata la conferma. Ho visto nel primo tempo un'organizzazione quasi perfetta, i quattro dietro non si muovevano assolutamente, non hanno dato fianco al Sporting, non hanno dato spazi ai tre davanti dello Sporting e sono quelli che insomma, hanno tenuto la difesa. Poi chiaramente esce fuori l'episodio, la palla ferma come dice lei, l'azione di ripartenza e quindi cade tutto il castello di quello che poteva essere la vostra partita che era affidata delle ripartenze, ma chiaramente quelle che vi mancavano insomma, non vi hanno dato questa possibilità. Sì, è vero. La nostra difesa diciamo che è una difesa collaudata per tre quarti è quella dello scorso anno. Abbiamo cambiato soltanto uno dei quattro che è Lofeudo, ma si è integrato bene con i vecchi. Per il resto purtroppo sì, ci è mancato quel guizzo là davanti che poteva venire da Bilotta, poteva venire da Kicherchia, che comunque stanno dimostrando che in questo campionato possono dare una grossa mano. Comunque bravo il Catanzaro, comunque il Vabbè, Catanzaro. comunque una partita, che, cioè un campionato che voi proseguite, che era quello della salvezza, chiaramente un campionato che poi l'appetito viene mangiato, chiaramente, quando una squadra ha gli stessi numeri di Acalcurese e del San Severino, non subisce la prima sconfitta, poi insomma, però non vi ridimensiona sicuramente, però vi lascia aperte le porte per un campionato tranquillo. Sì, sicuramente. Testa bassa, lavoro, lavoro, lavoro e speriamo in una posizione di classifica buona. La salvezza sicuramente, poi se viene qualcosa in più ben venga, se no va bene. Allora, mister Patti, torna la vittoria, 5 vittorie, 3 in casa dopo lo scontro di domenica scorsa con la Calcurese, insomma, si è rivista una squadra che ha avuto pazienza, diciamo, nel primo tempo e poi è riuscita con i suoi uomini migliori, direi, su tutti Canino, a portare a casa questa importante vittoria. La pazienza oggi era e doveva essere la parola d'ordine. Questa l'ho proclamata prima di entrare in campo, l'ho ribadita tra primo e secondo tempo, perché loro hanno una squadra quadrata, lo testimoniano le statistiche che testimoniano una squadra che segna poco ma ne prende anche poco. Fino adesso, tra l'altro, anche in battuta. Noi, io credo che abbiamo avuto la gara in mano dal primo minuto, abbiamo gestito la gara con il possesso del pallone, però stentavamo a trovare l'episodio vincente. L'adutilità di questo modulo, no? Che prevede all'inizio quasi un 4-3-1-2, magari, no? Poi diventa un 4-3-3 e l'uomo che si sposta è Canino, no? Che va sull'esterno, insomma, l'uomo che ti può dare quello spunto in più di finalizzazione verso Boaziz e lo stesso Bellissari. È questo quello che hai chiesto? Sì, diciamo che questa è una squadra che è pronta a tutto perché lavoriamo su dei principi e quindi non su schemi predefiniti. La squadra, qualsiasi sia la disposizione tattica, riesce a portare avanti la propria idea di gioco. Siamo partiti con un modulo, nella stessa partita ne abbiamo cambiati due e tre. È chiaro che Canino rappresenta uno dei nostri top player, tant'è che la partita sblocca da un suo colpo sul calcio piazzato. E quindi io devo ringraziare questi ragazzi che ce l'hanno messa tutta, hanno avuto quella pazienza che dovevano avere. E alla fine portano a casa questa vittoria prestigiosa e importante.